Per il quarto anno consecutivo i cappellani ospedalieri si ritrovano all'interno delle strutture sanitarie per una preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti. Perché? Perché vivendo insieme a loro, medici, infermieri, professioni sanitarie, ne conosciamo le fatiche, le stanchezze, ma conosciamo anche la dedizione con la quale ogni giorno tornano al reparto per prendersi cura di malati e sofferenti. È quell'atteggiamento del buon samaritano che non gira lo sguardo altrove, ma si ferma e dà disponibilità per l'ascolto dei bisogni di salute della persona. Quest'anno Papa Francesco ci invita ad avere due atteggiamenti di compassione e tenerezza, e sappiamo che questo fa parte del sistema di cura, della relazione di cura che ogni curante instaura con un malato. E quindi grazie, grazie a tutti voi che ogni giorno scegliete di tornare a fare questo servizio, che non è soltanto un lavoro, un impiego, ma è qualcosa di più. Voi toccate la carne sofferente delle persone, siete in contatto con il lato più vulnerabile dell'umanità. E perché fate questo, noi vi ringraziamo e ringraziamo il buon Dio perché vi dia forza, serenità e pace in questo servizio. Insieme a voi e per voi, anche noi ci raccogliamo in preghiera. Invece un samaritano. Questo è il titolo di questo momento di preghiera e di ringraziamento a Dio per i curanti. In occasione della Giornata Mondiale del Malato, il Papa afferma: il tempo dell'anzianità e della malattia è spesso vissuto nella solitudine e talvolta addirittura nell'abbandono. Questa triste realtà è soprattutto conseguenza della cultura dell'individualismo, che esalta il rendimento a tutti i costi e coltiva il mito dell'efficienza, diventando indifferente e perfino spietata quando le persone non hanno più le forze necessarie per stare al passo. Cosa rompe questa solitudine e a volte questa sensazione di inutilità che prende il malato, l'infermo, che si sente improvvisamente costretto alla non attività? È anzitutto il passare di un samaritano che sa guardare con attenzione, che sa guardare con empatia, con capacità di medesimazione, il malcapitato che trova sulla strada. Ciò che davvero può cambiare la cifra della vita è l'incontro con un samaritano che guarda, che si ferma, perché guardati bene, guardati con attenzione e amore, ci sentiamo carichi di valore, di un valore che attira l'attenzione dell'altro. Ci sentiamo belli, ci sentiamo importanti. Noi ringraziamo i curanti e preghiamo per loro. Anzitutto ci auguriamo che abbiano questo sguardo carico di affetto verso i loro malati, verso quanti si affidano alle loro cure. Pensino che si piegano, come diceva Paolo VI, si piegano su Cristo stesso che si è immedesimato con i malati. Auguriamo poi che questo rapporto sia pieno di empatia, di simpatia. È perché il benessere dell'uomo dipende anche dai rapporti di affetto che riesce a instaurare proprio con le persone che si prendono cura di loro. E poi perché in fondo guardare un malato è come guardare se stessi. Prendersi cura della fragilità dell'altro e prendersi a cuore se stessi è carico di se stessi. L'empatia nasce da una sorta di medesimazione. Mi prendo cura dell'altro e così do senso alla mia vita. Ma facendo così io anche mi accorgo che l'altro non è solo un corpo da curare. C'è una domanda di senso, di significato, c'è un'anima che chiede la salvezza, che si interroga e che spera, che attende un segno di salvezza. Ecco, allora prendersi cura dell'uomo nella sua concretezza, nella sua individualità, significa anche sentire in sé il suo grido, la sua domanda. E pensare che è la propria. In fondo siamo tutti davanti a Dio come coloro che invocano salute e chiedono salvezza. E tutti siamo l'uno per l'altro come il buon samaritano capace di guardare con amore e di piegarsi per prendersi cura dell'altro. Buona preghiera.
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Risuona forte l'invito del Papa nel prenderci cura in maniera vicendevole. È una possibile etimologia della parola cura, cor urat, cioè ciò che scalda il cuore. Appare significativa quest'oggi, in questa giornata di preghiera per il curante, dove la cura non è solo attenzione, ma un processo che chiama alla partecipazione. La cura non è un sentimento, ma un atto che si concretizza in una relazione. Così anche la fede si rafforza, donandola e testimoniandola.
è un tocco sanante che passa da persona a persona. È questo tocco che trasforma la professione medica in una beatitudine. Ce lo ricorda il Salmo 40. Beato l'uomo che ha cura del debole. Preghiamo perché i nostri medici vivano di questa beatitudine che scalda il loro cuore e il cuore degli ammalati. Amen. Dal messaggio per la 32ª giornata mondiale del malato 2024 di Papa Francesco. In questo cambiamento d'epoca che viviamo, specialmente noi cristiani, siamo chiamati ad adottare lo sguardo compassionevole di Gesù. Prendiamoci cura di chi soffre ed è solo, magari emarginato e scartato, con l'amore vicendevole che Cristo Signore ci dona nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia. Curiamo le ferite della solitudine e dell'isolamento. E così cooperiamo a contrastare la cultura dell'individualismo, dell'indifferenza, dello scarto e a fare crescere la cultura della tenerezza e della compassione. Gli ammalati, i fragili, i poveri sono nel cuore della Chiesa e devono essere anche al centro delle nostre attenzioni umane e premure pastorali. Non dimentichiamolo. Vorrei condividere con voi una breve storia clinica incentrata su un'esperienza di morte cardiaca improvvisa, conseguente ad un attacco cardiaco. Era il 5 ottobre, quando ad un certo punto, intorno alle 13, non mi sono sentito troppo bene, accusando un oppressivo dolore al petto. Tutti quelli che mi erano vicini, Elisa, Gandolfo, Carlo, Cinzia, si sono premurati nelle prime cure. Ricordo ancora la mano stretta come segno di forte legame. A quel punto e dopo un tempo che è sembrato eterno, è arrivata l'ambulanza del servizio di emergenza 118 e pensare che era impegnata per un incidente stradale. E la dottoressa Rosalba, dopo aver letto la striscia ecigrafica, faceva diagnosi. Si trattava di un infarto miocardico acuto esordito con la manifestazione più brutale e temibile, che è l'arresto cardiaco. Attivata la rete regionale assessoriale del Lima, venivo trasferito esattamente in questo presidio dell'Ingrassia, presso l'unità di terapia intensiva cardiologica. Eseguita la riapertura dell'arteria colpevole con l'angioplastica dalla dottoressa Deborah, sono rimasto ricoverato e curato per circa una settimana dal primario Sergio, dai dottori Giorgio, Piero, Filippo, Giovanni, Giuseppe, Claudio, Nuccio e dagli infermieri, dalle coordinatrici Mariangela e Virginia,
dal fisioterapista Andrea, mi sono sentito avvolto da un clima di famiglia. L'infarto del miocardio è una condizione clinica grave, usata per descrivere un attacco di cuore. Se sono vivo e sono qui, anche dopo l'arresto cardiaco, lo devo a quell'operatore che sapeva usare il defibrillatore. Di quei momenti non ho molti ricordi. E nel tempo ho ricostruito tutto l'accaduto grazie ai racconti delle persone che erano con me. Stavo ai cantieri culturali di Palermo, alla Zisa, per delle prove teatrali, perché io nella vita sono un attore. In particolare Gandolfo e Cinzia, che ringrazierò per sempre, hanno subito iniziato a praticarmi un massaggio cardiaco in modo ininterrotto, per più di 120 pressioni. Hanno preso il defibrillatore presente nel centro e sono riusciti a defibrillarmi. Tutto questo è accaduto nei pochi minuti che sono trascorsi dalla chiamata al 118 fino all'arrivo dei soccorsi che mi hanno portato qui, per mia fortuna, all'ospedale in Grassia, per una coronarografia urgente. E qui sono stato ricoverato proprio qui di fronte, in terapia intensiva, e poi in degenza. Ho avuto un intervento al cuore, un'angioplastica, ma ricordo molto poco di quei momenti, anche dei momenti tragicomici con i miei giovani, si fa per dire, vicini di letto, che avevano l'unico pensiero di chiedere quando poter tornare a mangiare e soprattutto a fumare. Ma la vita si è ripresa dopo il sorriso e l'abbraccio di un medico che soltanto dopo ho saputo essere il primario Sergio. E il suo sorriso mi cadeva in volto. In lui mi apparivano alleate scienza e umanità, come anche prossimità, vicinanza e compassione. Quali sono state le sue parole? Le parole di speranza e di aiuto, perché io potessi distendere la sofferenza su orizzonti di senso e di luce. Nel frattempo io avevo fatto un'esperienza particolare, quella che esiste anche la buona sanità. Grazie a tutti, da un cuore infartuato ma risanato.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito di portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito. Non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Prendi il tuo lettuccio. Questa è la richiesta che Gesù fa a quest'uomo. Ma che cos'è il lettuccio perché io possa prenderlo? Non molto tempo fa una ragazza, poco più che adolescente, nella fase più difficile della sua malattia, avvolta, presa da un dolore totale, mi ha fissato negli occhi e mi ha detto: puoi chiedere a quelli che stanno lassù di darmi una coltellata? Perché io non ce la faccio più. Io mi ci sono avvicinato e gli ho sussurrato all'orecchio che in paradiso i coltelli non ci sono. E lei mi ha risposto: allora gli puoi chiedere se puoi andare tu al posto mio? È una richiesta senza filtri, lì dove il dolore ha distrutto le trincee del linguaggio. Una richiesta netta: aiutami a prendere il mio lettuccio. Questa è stata la richiesta di questa ragazza. E questa richiesta viene da ogni malato, indipendentemente dalla sua gravità, con più forza, come in questo caso, o con meno forza. E viene fatta ad ogni operatore sanitario, ad ogni curante. E alla fine ad ognuno di noi. Una richiesta che trafigge il professionista e si posa sulle sue spalle. Attenti, non sulle spalle dell'eroe, come usavano chiamare i professionisti sanitari ai tempi del Covid, ma si posa sulle spalle dell'uomo e della donna che indossano quel camice, che indossano quella divisa. La domanda non è che cos'è il lettuccio, ma chi è il tuo lettuccio? Beh, oggi sono i curanti il tuo lettuccio. Portali in cielo con la tua preghiera, affinché il Signore possa continuare a dire: il Padre mio agisce oggi e anche io agisco. Ossio Christi,
Per Gesù la cura della vita, di ogni vita umana sofferente e bisognosa, è al di sopra del sacro precetto del riposo. La sua parola di difesa giunge a rivelare il mistero profondo che sta all'origine di quella sua attività terapeutica, che mette in questione il comandamento sabbatico. Il Padre mio agisce anche ora e anche io agisco. Se Dio si riposa di sabato dalla sua attività creatrice, egli però non cessa, anche di sabato, di esercitare la sua azione salvifica e giudiziale sul mondo intero a favore del suo popolo Israele. E se l'agire salvifico di Dio non è sottoposto al precetto del riposo sabbatico, allora anche l'azione del Cristo, per rendere umanamente visibile e portare a compimento la sua opera, non è legata al precetto sabbatico. Egli può proclamarsi Signore del sabato, che è fatto a favore dell'uomo e della sua vita. Buon pomeriggio, benvenuti al Centro di Cure Palliative Pediatriche dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Hospice Pediatrico della Regione Lazio. Il centro è stato inaugurato il 22 marzo del 2022 e accoglie oggi 20 bambini con le loro famiglie. Siamo l'ottavo hospice pediatrico esistente in Italia, il primo nel 2008 diretto dalla professoressa Franca Benini. Le cure palliative pediatriche sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la presa in carico globale di tutti i bisogni del bambino, clinici, psicologici, sociali, spirituali e relazionali, e comprende la presa in carico attiva dei bisogni della famiglia, con attenzione particolare alle sorelle e ai fratelli. Sono elegibili alle cure palliative pediatriche i neonati, i bambini, gli adolescenti, i giovani adulti, che sono affetti da malattie inguaribili e che hanno la necessità di un elevato livello assistenziale, molto spesso dipendenti da macchinari per la loro sopravvivenza. Hanno un'aspettativa di vita limitata, ma molto spesso sono mesi, anni e molti anni davanti a loro, ed è una vita che ha diritto di essere vissuta, garantendo pienamente la realizzazione di ogni loro desiderio. Mi piace citare a questo proposito la Fondazione Tetrabondi, dalla quale ho imparato che non si tratta di bambini speciali, ma di bambini come tutti gli altri, con bisogni speciali, e che ognuno ride a modo suo, come recita il titolo del libro scritto da Valentina Perniciaro, la mamma di Sirio e di Nilo, che con forza ci spinge alla ricerca della normalità. Normalità nella vita di questi bambini e delle loro famiglie, riconoscendo ad ogni bambino i diritti di tutti i bambini, il diritto alla felicità, il diritto a giocare, ad andare a scuola, allo sport, alle vacanze, il diritto di stare con gli altri bambini. Queste sono le cure palliative pediatriche. L'hospice pediatrico è pertanto un luogo di vita che ha come primo scopo quello di non far sentire sole le famiglie, che troppe volte ci dicono siamo stati abbandonati. Ed ecco che il messaggio del Santo Padre Papa Francesco per la giornata per la 32esima giornata mondiale del malato sul tema non è bene che l'uomo sia solo, ci invita a dare la risposta a queste famiglie. E la risposta è nella cura delle relazioni. È quanto ogni operatore del Centro di Cure Palliative Pediatriche vive ogni giorno. Il saper stare accanto, trascorrere del tempo nella stanza di quella famiglia, tempo di relazione e di comunicazione, che è tempo di cura, cura del malato e della sua famiglia, come ci viene ricordato dalla legge 219 del 2017. Il mio personale percorso di formazione e lavorativo mi ha portato nelle cure palliative pediatriche e quasi inconsapevolmente mi ha tuffato nel mondo delle relazioni. Entriamo in punta di piedi nelle stanze dei bambini, inizialmente estranei, poi pole pole, come dicono in Africa, piano piano, un passo alla volta, partendo dall'ascolto e dall'accoglienza
entriamo in relazione con la vita delle famiglie, che sono tutte vite all'insegna dell'amore, vite che la società di oggi non vuole vedere, non rispetta, considera scarto. Sono invece vite che testimoniano la forza dell'amore, l'amore dei genitori che sacrificano tutto, che donano tutto per il massimo bene possibile dei propri figli. Mi sento un privilegiato a poter lavorare in hospice pediatrico, perché mi porta ad essere accanto a testimoni d'amore, ad entrare nell'intimità dei dilemmi più difficili per ognuno di noi, ovvero a provare a cercare il senso della vita, della sofferenza innocente, nella proporzionalità delle cure, nel rispetto della dignità della vita di ogni bambino. Tutto questo mi ha portato ora a rivolgermi ai miei colleghi, perché ritengo che abbiamo una responsabilità deontologica, etica, morale e direi umana. È la responsabilità di riconoscere il limite. Mi piace citare il professor Alberto Giannini, direttore di anestesia e rianimazione pediatrica agli ospedali civili di Brescia. In un'intervista sul Corriere dice: «Quello su cui dovremmo ragionare come medici e società civile è il tema del limite, tema spinoso di cui nessuno vuole parlare. Spesso esiliamo questa parola ed evitiamo di farci domande o di parlare di fine vita o di morte, immaginando che la nostra sia una medicina onnipotente. In realtà viviamo un paradosso. Mentre la medicina sembra offrire possibilità infinite, la realtà della pratica clinica è governata da limiti». Questa è una cosa che dobbiamo ricordarci noi medici e ricordare alla comunità. C'è un limite di ragionevolezza, un limite di efficacia clinica e un limite di senso. Dobbiamo scandagliare ogni azione nell'ambito della salute e della cura per valutare il senso e l'accettabilità anche sul piano etico, dimensione fondamentale dell'agire umano. Non sempre, insomma, conclude il professor Giannini, ciò che è tecnicamente possibile fare è anche eticamente accettabile. Concludo ringraziando il nostro diacono permanente Michele Sardella, che assieme ai parroci dei paesi vicini offrono la possibilità della Santa Messa la domenica e dell'adorazione eucaristica il venerdì. E non posso non ringraziare tutta l'equipe di cure palliative pediatriche del nostro centro, a partire dalle signore delle pulizie, dai volontari dell'associazione Avo Fiumicino, da tutti i terapisti, motori, respiratori, deglutologi, ma anche i musicoterapisti, ceramicoterapia, gli interventi assistiti con animali e la clownterapia, le psicologhe, l'assistente sociale, l'amministrativo, gli infermieri e i medici, perché quotidianamente, dalla loro capacità nello stare accanto, testimoniano che nessun bambino e nessuna famiglia è lasciata sola, perché con la loro professionalità accompagnano le famiglie nel cammino della dignità.
dal Vangelo di Luca. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio». Pace a questa casa. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Il Signore invia i suoi discepoli a due, li invia a portare la pace. Anche in questo luogo possiamo dire: continua a inviarci a due. Sicuramente tante volte con le stesse difficoltà di allora, qualche volta forse c'è qualcuno in più nel giro visite di due persone. A due vedo tanti di voi volontari, ci invita a portare la pace, nient'altro. Ma quale pace possiamo portare? C'è tanto bisogno di pace in questa realtà, in ogni realtà. Se abbiamo la pace c'è tutto, c'è il nostro cuore è in pace, affrontiamo ogni sfida. Quanta pace ogni giorno siamo chiamati a dare. Non servono mezzi particolari. Non servono riserve di cibo o denaro, ma basta la semplicità, l'umiltà, l'umanità. Evangelicamente potremmo dire l'umiltà dell'agnello in mezzo ai lupi ci rende capace di incontrare l'altro, non importa chi esso sia, non li conosciamo tante volte. Queste persone che incontriamo, sicuramente questo atteggiamento ci farà incontrare un figlio della pace. In questo incontro-accoglienza ci si può scambiare ciò che ciascuno porta di bello, ciò che può offrire. Io offro l'umanità, la tenerezza della cura, il sorriso. Ecco quale pace devo portare. Guarire, non soltanto attraverso i farmaci, non soltanto attraverso l'intervento, ma anche con la pace del cuore. A volte può capitare di non essere accolti, si fa tanta fatica. Se non riconosciuto dall'altro, non accettato, non condividendo la cura, l'atteggiamento, l'umano ci porta a reagire. Ma la nostra missione è quella di dare pace al cuore di quanti quotidianamente incontriamo.
La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico pertanto un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. In ogni momento della sua esistenza, la vita umana deve essere preservata e tutelata, mentre constato con rammarico, specialmente in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della morte che, in nome di una finta pietà, scarta bambini, anziani e malati. Dal discorso ai membri del corpo diplomatico di Papa Francesco. Sono Maria Grazia Sollazzo e sono una delle tante persone che vivono in questo luogo, in questo ospedale, il GOM. Ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, 3 volte a settimana frequento il reparto di dialisi dell'ospedale. E sono da un paio di anni, 2 o 3 anni, che vivo questa situazione di sofferenza. Sono molto provata, e infatti perché non è facile affrontare la malattia, ma per chi come me ha nel cuore l'accettazione del Signore, di Cristo, e la consapevolezza di portare ognuno, ecco, dice, portare la propria croce, questa croce la sto portando con forza, con determinazione. Lo so che è faticoso, è doloroso, è proprio... critico. Ogni giorno cerco di essere illuminata dallo Spirito Santo, cerco la fede nel Signore, nella preghiera, nella forza e speranza che il buon Dio mi deve donare, cerco proprio in tutti i modi. E come ogni tassello del nostro puzzle, la malattia ci può cambiare in bene o in male, però noi dobbiamo cercare di trovare il bene, cercare di trovare nel momento in cui sei toccato dalla malattia di trovare la speranza, di andare avanti. E infatti solo coloro che sapranno vedere la luce accettando la sofferenza potranno gustare la bellezza delle piccole cose, dei piccoli programmi, dell'umanità che ci circonda e della condivisione familiare, per vivere in pienezza e in libertà il comandamento dell'amore. Il GOM, Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, come tutti i presidi ospedalieri, accoglie ogni giorno una moltitudine di pazienti che richiedono cure e prestazioni sanitarie per risolvere le loro problematiche di salute. E in questi luoghi la differenza la fa non solo la professionalità dei medici e di tutti gli operatori
sanitari, ma anche l'accoglienza, il dialogo e la sensibilità e il sorriso rassicurante di tutti questi operatori. Infatti, quando noi entriamo, ecco, entro nel reparto, entro, c'è sempre o la dottoressa o l'infermiere che sempre fa delle battute per cercare di smorzare la sofferenza, e anche i volontari infatti, ci sono i volontari del reparto di nefrologia e dialisi che quotidianamente vengono e ci aiutano a passare anche qualche minuto, momento di condivisione, ecco, di crescita relazionale. Ecco, grazie Signore perché ci dai l'opportunità di rinascere ogni giorno, per le famiglie che si prendono cura di noi e ci sorreggono, per i medici e gli operatori sanitari che, anche se oberati dagli impegni e difficoltà nei loro reparti, riescono a curarci e a darci un sorriso. E per il dono del tuo amore, aiutaci ad essere prossimo con chi soffre, perché possiamo imitare te che sei il buon samaritano. Il mio pensiero in questo momento va a Giobbe che domenica scorsa ci ha rivelato, ha sottolineato che la malattia è tormento, la malattia è persino scandalo. Abbiamo sentito, vi ricordate, notti insonne, notti di dolore mi sono state assegnate, sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ecco, tutta questa faticosa condizione si può placare, almeno in parte, attraverso il sollievo della sofferenza data dalle cure, unite strettamente soprattutto alla prossimità umana. Ecco quanto è importante, direi, curvarci verso chi soffre per cercare in qualche modo di rialzarlo. Mi viene proprio da dire che l'unica volta che possiamo guardare qualcuno dall'alto in basso è proprio per aiutarlo a rialzarsi. Ed è quello che fa il samaritano, dandoci prova di cos'è davvero l'amore. L'amore non è una teoria, non basta sapere cos'è l'amore, come il dottore della legge, che tra poco ci farà ascoltare il Vangelo, ci dirà. Non si può amare in teoria, no. Ma bisogna amare attraverso la carne, il contatto, l'incontro. Hai risposto bene,
risponderemo bene al senso della vita nella misura in cui non ci gireremo dall'altra parte e dimostreremo con i fatti la risposta. Ecco, allora la nostra preghiera si fa gratitudine e incoraggiamento per tutti i curanti che vivono e fanno vivere, direi, questa dinamica evangelica. Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Dal messaggio di Papa Francesco per la 32esima Giornata Mondiale del Malato del 2024. Fratelli e sorelle, la prima cura di cui abbiamo bisogno nella malattia è la vicinanza piena di compassione e di tenerezza. Per questo, prendersi cura del malato significa anzitutto prendersi cura delle sue relazioni, di tutte le sue relazioni, con Dio, con gli altri, familiari, amici, operatori sanitari, col creato, con se stesso. È possibile? Sì, è possibile. E noi tutti siamo chiamati a impegnarci perché ciò accada. Guardiamo all'icona del buon samaritano, alla sua capacità di rallentare il passo e di farsi prossimo, alla tenerezza con cui lenisce le ferite del fratello che soffre. Ricordiamo questa verità centrale della nostra vita. Siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha accolti. Siamo fatti per l'amore. Siamo chiamati alla comunione e alla fraternità. Questa dimensione del nostro essere ci sostiene soprattutto nel tempo della malattia e della fragilità. Ed è la prima terapia che tutti insieme dobbiamo adottare per guarire le malattie della società in cui viviamo. A voi che state vivendo la malattia, passeggera o cronica, vorrei dire: non abbiate vergogna del vostro desiderio di vicinanza e di tenerezza. Non nascondetelo e non pensate mai di essere un peso per gli altri. La condizione dei malati invita tutti a frenare i ritmi esasperati in cui siamo immersi e a ritrovare noi stessi.
Il Papa ci esorta ad adottare lo sguardo compassionevole di Gesù, prendendoci cura di chi soffre e dei malati, e ci indica come modello il buon samaritano. Gesù in realtà racconta la parabola per spiegare chi è il prossimo, e l'indicazione è chiara. Tutti sono il nostro prossimo, senza distinzione di razza, religione, ricchezza, bellezza e intelligenza. E il concetto sembra acquisito almeno qua in Occidente e anche garantito dalla legge, anche se non sembra sia ancora entrato nella coscienza di tutti. Il buon samaritano ci mostra cosa fare davanti alla sofferenza degli altri. Ma il buon samaritano non è forse Gesù stesso che si china sull'uomo sofferente? Il Papa esorta i malati a non aver vergogna nel desiderare vicinanza e tenerezza, e ha ragione. Gesù stesso, nell'orto degli ulivi, angosciato, non chiede forse aiuto e conforto ai suoi 3 apostoli affinché restino con lui e lo confortino? Non è una richiesta egoista, né un opportunistico comportamento di chi poi, quando sta bene, si gira dall'altra parte, ma è l'umile richiesta di aiuto. E umile è anche provare compassione, perché nella malattia vediamo la fragilità della nostra condizione umana, a cui tutti siamo esposti. 4 anni fa il Covid ci ha fatto capire quanto sia doloroso l'isolamento. Tutto il personale sanitario ha potuto constatare la condizione di sofferenza dei malati, moltiplicata dalla solitudine e dall'impossibilità di avere i parenti vicini. E fu sofferenza anche per gli operatori, costretti addirittura a scrivere il proprio nome sulle tute di protezione, in quanto era difficile anche solo riconoscersi. In quella occasione il personale sanitario, nessuno escluso, ha mostrato di cosa siano capaci gli esseri umani. Le persone hanno dato il meglio di sé, usando le loro conoscenze e le loro capacità, senza perdere mai la speranza e la determinazione, con impegno e forza morale, che sono una caratteristica dell'umanità. Abbiamo potuto vedere cosa l'uomo sia in grado di dare, nonostante non gli venga richiesto, quando è spinto dalla generosità e non si fa condizionare da egoismo, indifferenza e pregiudizio. Ha ragione il Papa a dire che siamo fatti per l'amore. Gesù, buon samaritano, infatti, ci mostra la sua vera natura in quella parabola. Non dà ordini e non minaccia punizioni, ci mostra solo quello che lui non può non fare. Ma anche noi siamo così, perché non siamo forse stati fatti a sua immagine e somiglianza? Permettetemi una piccola digressione. Dopo 35 anni di lavoro, ho sempre sperimentato, quando ho lavorato anche nelle situazioni di difficoltà, l'aiuto di Dio quando glielo chiedevo con sincero desiderio di aiutare il prossimo, pur nelle difficoltà, nelle stanchezze, nelle antipatie dell'agire. La sua grazia, sono convinto, intervenga sempre quando noi gliela chiediamo sinceramente e umilmente. In comunione con i malati e i curanti qui presenti e con quanti sono collegati con noi, ci uniamo nella preghiera della Giornata Mondiale del Malato. Insieme. Padre, ricco di misericordia, guarda le nostre ferite, risana i cuori afflitti,
e guida i nostri passi. Fa che nella sofferenza non ci sentiamo soli, che qualcuno prenda le nostre mani e ci doni quella pace che attraverso Cristo viene da te. Facci respirare già su questa terra, per il dono dello Spirito Santo, quell'aria di cielo che un giorno godremo con te. Amen. Dinanzi al Signore si uniscono la nostra preghiera e i cori celesti, e con essi tutti i medici, gli infermieri e quanti con la loro santa vita hanno incarnato e celebrato la sollecitudine di Dio per l'umanità ferita. San Luca, San Biagio, San Pantaleone Nidicomedia, Santi Cosma e Damiano, San Basilio, San Filippo Benizi, San Giovanni di Dio, San Camillo dell'Ellis, San Giuseppe Moscati, Sant'Artemide Zatti, Santa Maria Bertilla Boscardin, San Riccardo Pampuri, Santa Gianna Berretta Molla, San Giovanni Paolo II, Santi e Sante tutte di Dio. Preghiamo. O Padre, che nella morte e resurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Thank you.